interprete viene fuori anche la sua, quella che è la sua anima, diciamo, la sua componente umana, perché lei è di una rara semplicità, e questo che sia una caratteristica unica. Che dire, l'atto del suonare è un atto estremamente legato a un'azione fisica, insomma, no? Poi c'è sicuramente tutta una componente intellettuale, c'è una componente emotiva molto forte, però devo dire che anche nelle composizioni che sulla carta sembrano più astratte, più costruite su un piano intellettuale, per cui sembrerebbe che il processo di esecuzione, di interpretazione non possa lasciare spazio veramente a un piacere del suonare fisico e proprio sensoriale. In realtà io con le mie chitarre ho sempre questo tipo di piacere, questo tipo di approccio, insomma. Di scrivere sempre per in continuazione. Alla base di tutto ciò sta non solo l'intelligenza, ma soprattutto un assoluto equilibrio, un'assoluta saggezza e l'assoluta volontà di trovare soluzioni anche quando sembrano veramente impossibili. Una particolarità del suo modo di suonare è la grande compostezza, che ti fa sembrare semplicissimo qualsiasi cosa faccia, anche la più difficile. Lei è una grande tecnica, però non appare, è tutto spontaneo. Per me non ha veramente mai fatto molta differenza nel mondo musicale, per fortuna, di essere una donna piuttosto che un uomo, insomma. Ci sono forse degli aspetti che influiscono, perché comunque la nostra cultura e il nostro essere uomo o donna influenzano il nostro modo di agire, quindi perché no anche con la musica. Forse potrebbe essere che un certo modo di essere disponibili, che forse appartiene al mio carattere ma anche a una sorta di connotazione femminile, facilita a volte la collaborazione con gli inventori di musica, con i compositori. È una persona così dolce, affascinante e profondamente umana, e lo dimostra anche la sua scelta di avere due bambini che ha scelto con suo compagno. Una componente importantissima questa, che dà qualcosa di più alle sue esecuzioni, perché tutto è interrelato. Il progetto di Scarlatti, l'idea di trascrivere questa sonata per chitarra, è stata una proposta di Francesco Leprino, che stava realizzando questo film, questo documento dedicato a Domenico Scarlatti. Avrei voluto fare personalmente una trascrizione, ma avrei voluto che la facesse un compositore. Però ci voleva un compositore che avesse una conoscenza molto profonda dello strumento per far sì che questa sonata suonasse sulla chitarra con agio, con disinvoltura.